terzo video, ce la facciamo in tre video. Questo è tutto truccoso. Sì, nell'altro eravamo 20, quindi per un totale di 46 finora. Iniziamo. Allora, il correttore di Essence, lo Stay All Day 16 ore, ma dove 16 ore? Concealer Long Lasting. Massima, scriviamo quello che non è. Non dura 16 ore, dura malapena 3-4 ore, se sei fortunato, o forse io ho le occhiaie che, ragazzi, non mi va bene niente, ci sta, per carità di Dio. Però è chiaro, ho scoperto che prima cercavo di prenderlo più simile al mio colore, invece più chiaro, forse è un pochino meglio. Non te lo dirò mai, quindi lascia perdere. No, non te lo dirò mai. Ti ho contagiato. Vabbè, lasciamo perdere questa parte pietosa. Lo ricompro sempre quando me lo ricordo, quindi mi ci trovo abbastanza bene. Non dura, su quello siamo d'accordo. Quindi, allora, io vi faccio vedere il grandissimo mascara. Grande noi, insomma. Stiamo avendo una fortuna con mascara. Mascara di Catrice The Giant, che era scontato, 1,99. Sì. È The Giant, eh? Gigantesco, Guarda che bei denti. Oh, c'è qualcosa nei denti. Sì. No, una scovolina. Dai, che cagata. Mamma mia. È orribile. Allora, spero che l'abbiano messo... è l'incenso. Spero che l'abbiano messo a sconto per toglierlo di produzione. Sì, penso che anche le uniche cretine che ci sono boccate hanno boccato siamo noi. No, scherzo. È probabile. In pratica è una schifezza, una ciofeca. Non ve lo comprate se c'è, ma neanche se vedete qualcosa con Giant da Catrice. No, non lo so, non voglio buttare cacca sulla marca, anche perché se mi ha levato... Ecco, una domanda. Sapete se hanno tolto i camouflage a Catrice? Perché io non l'ho dietro l'angolo. Ce n'è tanti di angoli prima di arrivarci. E quindi non saprei, però... in pratica ho mandato i miei ragazzi, gli hanno detto che li levano di produzione e non li avevano più. Lo cambiano con qualcosa, con qualcos'altro, cioè finiscono packaging, cavolate varie per poi farli pagare di più, o proprio ciao, camouflage addio. No, ditemelo, vi prego, sono disperata. Ci stiamo domandando. Correttore di chi? Oh, una serie di correttori, quante occhiaie avevo? No, l'avevo tutti più. Vabbè, io ce ne ho 4. Di Kiko, lo 03. Ma posso aggiungerli? Va bene. Anche io, 2. 03 anche te? Ah sì, era quel periodo che abbiamo deciso che avevamo le stesse occhiaie. O perlomeno ci bastava tutte e due il solito colore. No, ma poi io c'ho brufoletti da coprire, per quello che li mangio, eh. Cosa dire del correttore di Kiko? Mi piace abbastanza. Quando sono scontati li compro perché comunque durano di più del correttore di Essence. Levateci la cosina perché ce ne resta un quintale. La gommina. Levatecela assolutamente, se no io il primo credo di averlo buttato via mezzo a questo punto. Quindi penso che però ti era durato tanto lo stesso. Sì, infatti, probabilmente più. Quanto chiaro. Cavolo ti dovuti poco di truccare. Davvero, fa male truccarsi. Una vecchia c'ha tutte le magagne. C'ha tutti i muscoli. Anch'io sono pieno di brufoli sul mento. Ma come mai? Perché non ci laviamo più il viso per bene. Come si deve. Sono d'accordo. E quindi tutte le volte li compro. Poi però ci resto male perché insomma. È poco. Sì. Sì, però sono buona. Ci vai. Quant'è? Un anno. La penna! L'avevamo nella scatola finita, chissà da quanto. Però abbiamo fatto un po' di pulizia perché abbiamo cambiato. A proposito, la volete vedere la nuova mini scrivania delle unghie? È vero. È spettacolosa, io la chiederei. Per quanto è pusciosa, ve la fate anche vedere. Promuoviamola. Insomma, io l'adoro, però mi dimentico sempre, cioè, quando andiamo a Essence non ho mai soldi per comprarla o non c'è, quindi insomma... C'è un mocino che vuole entrare in video. Vuole avere mania di protagonismo, le compro sempre perché non vuole stargli precisa. A proposito di Catrice, l'ho finito il 12 ottobre, il giorno del mio compleanno, il camouflage, l'ultimo camouflage. Sì, sono stata una settimana ad andare avanti a... Cosa andavo?
No, ah, quello di Kiko? Sì, no. Sì. No, avevo qualcos'altro, un altro correttore. Sì, quello di... Di Astra? Sì, con quello di Astra. Apposta per tenermi questo, che quello di Astra è come mettersi strutto sulla faccia. Perché... Prendo bene. Sì, Halloween. Mi volete fare le guance sul naso? Prendete il correttore di Astra e spiaccicatelo, lo usate. Tanto che occorre essere un pacchi. Precise poi. È inutile che io vi subissi ancora con queste cose. Non lo farei più. Dai. È buonissimo. Ora non lo farei più. No. Ditemelo se sta andando fuori produzione, cioè se è andato fuori produzione, che io posso anche sprecare una lacrima per questa cosa. Mi dura un botto, 3,50 € li ammortizzo alla grande con camouflage, perché mi dura un mesetto e mezzo, un mesetto. A dirla poco, un mese. Insomma, 3,50 € in un mese, diviso per un giorno, sono 30 centesimi, 10 centesimi al giorno. Dai, ci si può stare. Non li metto neanche in salvadanaio. Dai, è buonissimo. Ci stanno dilungando. Sì. Quindi sono le liner I love punk di pupa. Di pupa. Di Essence. Di pupa. Non mi piace, ragazzi. Il mio era grigio, non lo so perché. Dall'inizio. È grigio. La punta è abbastanza comoda, la punta. Dammi. La punta è abbastanza comoda, solo che è grigio. E quando... Oddio, non scrivi davvero più. Te l'ho detto. Non si fidava. Se la quando... spremi, vedi. Sì, sti cavoli, mi metto lì. Oddio, se vuoi farci uno smoky. Se vuoi un pennarello. Lo volete un pennarello? E niente, faceva grigio. Dura quelle 3 o 4 ore dopo l'effetto lucido, nel punto lì dove te lo sei messo. Me lo davo per mettermi per andare a lavorare, quando sapevo che dopo ero a casa, quindi potevo anche stare tranquilla. Costa poco, però non lo ricomprerei. No. Ma neanche con quello di ora è una dedica. Ci siete mancati. Gina, che sei rufiana. Rufiana. Ha spiaccicato tutta la punta. Vabbè, tanto lo devi buttare via. Non c'è mai che lo riusano. Allora, dai, su, veloci. La matita per sopracciglia di New York Color. Allora, vedete? Per questa lunghezza c'era già la plastica dentro. Dio, mettila a fuoco, no? Vabbè, la vedete la plastica, dai. Sei tutti noi. No. Ecco, con questo più, i capelli si vede. È più impegnata a mettere a fuoco i nostri punti neri. E non è buona, cioè una cera grigia, perché non è marrone, è grigia. È bruttissima. New York Color è toppato. Blush di muovo. Oh, l'abbiamo finito. Quanti consumiamo di cera? L'ha finita l'aria. Era quello rosino, si vede qui. Qua davanti. Scadeva giugno 2014, quindi ce l'abbiamo fatta anche in cose abbastanza umane. Luglio, agosto, settembre, ottobre, 4 mesi dopo la scadenza. Quindi siamo state anche abbastanza brave. Mi sembrate davvero da una vita. Bubblegum. Ah, sì, brava, allora non l'ho detto. Sono 2,4 grammi. Carino. Non duraturo, ma molto carino. Carino. Un po' fintoso come... Sì, cioè, se cercate il risultato rosa, naturale, rosa. No. Io non ho neanche il sopra. È la cipria di Avon Color Trend Medium, sono 10 grammi per 3,95 € circa, dipende da che numero di beccate, che campagna beccate, aspettate che chiudo il tappo. No, è un po' scurina per me, però è buona, lei non piace, per me opacizza il giusto, sinceramente se sono un po' lucidina come adesso, perché tanto quella luce è impietosa, sì. Se sono un po' lucidina qui non mi nuoce, me frega, colorare colora, è quasi al pari di un fondotinta, ti dirò. Finita la matita di Essence, stavo per cadere. Non diciamo niente, va bene così. Ma quanta roba c'ho? Finita la matita di non so che... Ah, Mua. Di Mua.
No, si stampa in ogni dove, la metti anche su una mano si stampa. Ma anche sfumata si stampa, ragazze, no, non è possibile. No. Avon. Avon, always on point, eyeliner, è fichissimo perché si allunga da qua e si appunta col tappo. Però devi avere il tappo per allungarla. Devi avere una laurea in ingegneria per capire, infatti noi penso di avere, che ne abbiamo spiegato almeno un pezzo così per capire come funzionava, però ce n'è poca, a noi ci si è rotta spesso, pezzettini piccolini. Però poi hai voglia di girare e puntare, non c'è più nulla, quindi... Però è validissima, cioè veramente, mamma se la trovate mia. Scontata, compratela, ne vale proprio la pena. Più di quell'altra di Avon che era prima... La Gymnastic. Era nel video il primo, questa ancora di più, dura veramente un sacco. Altri due correttori extra lasting di Avon, ve l'ho detto nel primo video, ma sono sicuri che sono finiti. Oh, sì. Lei è quasi spremuta ormai. Sì, però devo ricontrollare quella mia taccaggine. Tacchinaggine. Sì. E sono buoni, ve l'ho già detto, basta guardate due video indietro. Non sono tutti scuri, anche quello di oggi. Devi vedere ancora questo. Finita la base di Avon, Nail Expert, Peeling and Bright. Solver rinforzante, secondo me ho detto bene, e lucidante, rinforzante e lucidante. Sul rinforzante vi do ragione, avevamo delle unghie tutte e due pessimissime, con queste le abbiamo rimediate, sono goodissime ora, e è tanto, l'abbiamo preso a 2 euro. Quant'è? Mi sembra, non so quant'è. Quindi è una cavolata, e se lo trovate scontato prendetelo, non vale la pena. Io ho finito 2 campioncini del Hydra Foundation di Deborah. È un po' scuro per me. Ah, io l'ho lì da provare. È un po' scuro. Però non è male, ti dirò. Finito il rossetto rosso di Kiko. Perché vuole un rossetto che duri. Allora... Così. Sì. È super lucido, direi. Sulle labbra ha un tocco un po' chic. Finito, quindi ciao. E oh, un altro rosso. Ah, perché per Halloween è finito. Sì, perché ci ho fatto il coltello. Ma l'avete visto il foto dell'aria? Non lo so. Hydro Advance è il campioncino di Avon, della crema idratante ad azione profonda di Avon. Questo è un 15 ml. Sì. Allora, questo potete trovarlo anche voi, non è che è solo perché io sono... presentatrice, l'ho trovato. No, lo potete trovare anche voi perché ci sono set con mini creme. Facevo sì. Non li comprerei mai io, sinceramente. Perché... Sono troppo. No, anche per il prezzo, ma poi perché la maggior parte sono antirughe. Questa invece no, è buona, molto buona. Posso fare una domanda tecnica? Mm. Perché c'è la riga nera? Dov'è la riga nera? La vedi lì sul time? Sul tempo? Vabbè. Ah, lo scuro? Sì. C'era già. Deve essere l'aggiornamento. Fondotinta compatta in polvere di Kiko 09, scadeva dicembre 2015, l'ho finito. Oh. No, novembre. Ah! Pioggia di... Di pallini. Mi si era super distrutto. Ma ce l'era ancora per una volta, ma no. Io lo terrei. All'ultima era un'agonia perché mi si era sfracellato e sporcavo tutta la scrivania. Dai. Mi piace. Fondotinta extra lasting di Avon è buonissimo. Dura un botto, vi fa un po' gialle. Però sì, no. La linea Stralasting di Avon vale. Sì, costa, però se trovate le offerte giuste, riuscite a trovare questo magari sugli 8 euro che merita. Se no c'è anche a meno, dipende. Il correttore sui 3 euro, insomma, dobbiamo provare i rossetti. Comunque, vi salutiamo e non vi diciamo quanti sono. Manco stavolta. Ciao!